Non abbiamo mancato di sottolineare, come era necessario, i limiti severi che agenti economici, sociali, politici, ben individuati, impongono a questo sviluppo progressivo. Ma resta il fatto che proprio questo sviluppo, direttamente indotto nella nostra società rurale delle grandi lotte di masse contadine per le terre e per la riforma, è quello che più profondamente in questo dopoguerra e più largamente ha inciso sulle strutture e sulle forme stesse del paesaggio agrario. Segnando e orientando ciò che, sotto un certo aspetto, è ancora più importante, le vie di una loro ulteriore evoluzione e diffusione, adeguate alle moderne esigenze della tecnica, dell'economia e della società nazionale. Ma quali sono, per continuare la nostra sommaria rassegna delle forme più caratteristiche per il paesaggio agrario italiano contemporaneo, quelle forme, appunto, che sono venute e vengono surrogando nel mezzogiorno l'informe desolazione del latifondo? Si può rilevare, intanto, che, come già per il passato, la cultura promiscua della vite alberata, così caratteristica per la Padana e per il settore tosco-umbro-marchigiano, seguita ad avere una diffusione assai minore nel mezzogiorno e nelle isole. Essa è limitata, praticamente, al Lazio e agli Abruzzi, ove talora le sue forme ripetono quelle dell'alberata tosco-umbro-marchigiana, nonché alla Campania. Questo paesaggio della piantata meridionale si distingue, generalmente, comunque, da quello della piantata padana o dell'alberata dell'Italia centrale, per la minore importanza che in esso assumono le sistemazioni idrauliche, nonché per la forma sovente e irregolare dei campi, come avviene ad esempio nella campagna dei dintorni di Fratta Maggiore, nella zona canapifera della Campania Felice, ove i campi irregolari sono traversati dai lunghi festoni della vite, allevata assai alta e maritata al pioppo. Secondo i dati del catasto agrario del 1929, questo paesaggio della piantata meridionale si estendeva su di una superficie di 117.000 ettari nel Lazio, per 29.000 ettari negli Abruzzi e per 77.000 nella Campania, su di un totale, pertanto, di 223.000 ettari, che non pare debba aver subito sostanziali incrementi nei decenni successivi. Ben più intensa, per contro, ed anzi decisiva, sovente per la trasformazione del paesaggio agrario in varie parti del mezzogiorno continentale ed insulare, è risultata in questi anni stessi la dinamica delle superfici destinate alle colture legnose specializzate, che nel mezzogiorno peninsulare, compreso il Lazio, e insulare sono passati dagli 1.137.000 ettari dal 1907-1910 agli 1.750.000 del 1929 agli 1.908.000 del 1953 agli 1.986.000 del 1957. Come si vede, il processo di diffusione delle colture legnose specializzate ha investito in queste regioni tra il 1907 e il 1929 una superficie di oltre 600.000 ettari e, dopo aver subito un certo rallentamento negli anni dell'anteguerra e della guerra, ha ripreso con ritmo accelerato il suo corso, portando nel 1957 ad un aumento della superficie destinata alle colture legnose specializzate, che risulta di 78.000 ettari rispetto al 1953 e di 236.000 rispetto al 1929. Ma come si esprime nelle forme e nei tipi di paesaggio agrario questo processo di diffusione delle colture arboree ed arbustive, che abbiamo visto svilupparsi nel mezzogiorno con un ritmo accelerato dopo la sua integrazione nell'Italia Unita? Un primo tipo di paesaggio, nel quale dopo il principio di questo secolo in particolare si è espresso il processo di diffusione delle colture legnose specializzate, è quello del vigneto allevato a basso, generalmente senza sostegno o con sostegno morto, e comunque, a differenza di quel che avviene nel paesaggio della piantata e dell'alberata, senza sostegno vivo.
questo paesaggio del vigneto, come semplicemente lo chiameremo, prevale la cultura specializzata della vite, ma non è esclusa, specie nell'Italia centrale, quella promiscua. Secondo i dati del catasto agrario del 1929, le superfici riferibili a questo tipo di paesaggio, cioè a quelle destinate alla cultura specializzata della vite o a quella promiscua della vite allevata senza sostegno vivo, erano distribuite per 658.000 ettari nell'Italia settentrionale, per 187.000 nell'Italia centrale, escluso il Lazio, per 78.000 nel Lazio, per 422.000 nel mezzogiorno peninsulare e per 227.000 nell'insulare. Risultavano pertanto, per il complesso del mezzogiorno, ivi compreso il Lazio, in 727.000 ettari, dislocati in queste regioni, sia in larghi settori di pianura, sia sulle pendici collinari. Nel settentrione, per contro, il paesaggio del vigneto risultava quasi esclusivamente limitato alle zone di collina, ove talora tuttavia, come in Piemonte, esso assume un prevalente rilievo, mentre in pianura, in generale, prevaleva e prevale ovunque nel settentrione stesso il paesaggio della piantata. Questo vigneto settentrionale di collina e persino di montagna dà sovente luogo, d'altronde, l'abbiamo già accennato, alle forme caratteristiche dei campi a pigola, alle sistemazioni a ciglioni o a terrazze o addirittura a costruzioni, come quelle famose di Carema in Val d'Aosta. Si tratta qui generalmente, comunque, di appezzamenti relativamente modesti quanto alla loro estensione. E lo stesso si può dire assai spesso per il vigneto dell'Italia centrale, che è anch'esso quasi esclusivamente limitato in queste regioni alle zone di colline e di montagna, mentre in pianura domina nettamente il paesaggio dell'alberata. In Toscana, tuttavia, che con i suoi 14.000 ettari in cultura specializzata e di 101.000 in cultura promiscua senza sostegno vivo, è quella fra le regioni dell'Italia centrale, escluso il Lazio, ove il paesaggio del vigneto assume il maggior rilievo. In Toscana, dicevamo, non mancano le vere e proprie piantagioni a vigneto, con appezzamenti di notevole estensione, che sono sovente il luogo delle più elaborate sistemazioni collinari, come quella Spina del Podere Testa Ferrata a Meleto Valdelsa. Mentre anche nei minori appezzamenti sono assai diffuse qui le sistemazioni a terrazze, a ciglioni, a cavalcapoggio, eccetera, delle quali tuttavia, come abbiamo già avvertito, risulta impossibile, in mancanza di dati statistici, precisare l'estensione.